questa è la linea dell'orizzonte più o meno, questa è l'inclinazione, quindi sarebbe così, e spero di non lanciarla. E questa è l'inclinazione complessiva. Piano piano, ecco qua. Bene, mentre sono nella fase facile di questo percorso in off-road, vi racconto un po' cosa cambia qui con Super Select 2, quindi la trazione integrale di nuova generazione, che in realtà riprende lo schema del vecchio modello. Quindi abbiamo differenziale centrale, un Torsen che ci va a ripartire 40 all'anteriore e 60 al posteriore. Abbiamo il differenziale posteriore bloccabile, che tra l'altro è proposto di serie su tutte le versioni, e poi ovviamente c'è il differenziale aperto all'anteriore. Ma la novità è la modalità off-road, una modalità off-road che ci permette di selezionare tramite un tasto diverse impostazioni. Abbiamo per esempio quella relativa alla ghiaia, abbiamo quella relativa alla roccia, quindi pensata per il crawling, utilizzando gli angoli d'attacco che comunque sono tutto sommato buoni per questo pick-up, nonostante i pick-up abbiano angoli non così esagerati, specie per l'ingombro del cassone, specie per il passo lungo. E tra l'altro c'è anche una buona altezza da terra, 205 mm, e ci sono poi le solite modalità, quindi neve e fango, c'è la modalità per l'erba e ovviamente la possibilità di andare a inserire le ridotte. Partiamo con una semplicissima due ruote motrici, tanto posso inserire il 4x4 con le marce alte fino a 100 km/h. Ora do un colpettino di gas per far entrare ed ecco che sono entrate istantaneamente. Per inserire invece la trazione integrale con le marce ridotte o con il bloccaggio del differenziale posteriore, beh, ci sono gli altri due controlli sul manettino centrale. Con il 4x4 ovviamente avete tutto il divertimento che vi serve. Ora butto giù due marce, il cambio, vi dicevo, cambia completamente faccia qui in fuoristrada, da un cambio lento, comodoso, diventa un cambio molto più divertente, anche quasi reattivo, se vogliamo dirla tutta. In realtà non è che cambia lui proprio il comportamento, più che altro è l'auto che ci permette di avere, è la situazione che ci permette di avere, diciamo, tutta una serie di percezioni completamente diverse. E approfitto anche per dirvi che tra l'altro qui lo sterzo sì è demoltiplicato, perché abbiamo un pick up, ma tutto sommato è reattivo, è uno sterzo che riesce a comunicarmi molto bene, tra l'altro anche le sospensioni aiutano in questo. Cosa sta succedendo a livello della strada, quando sto perdendo un po' il controllo e quando no? Ora io provo a tirare un pochino giù, la situazione è molto realistica però, perché c'è, anzi ora mi fermo e vi metto la telecamera esterna, perché questa dovete vederla, è davvero bella. Qui la strada si fa più tosta perché iniziano ad arrivare delle belle buche, ma non mi preoccupo perché la robustezza di questo pick up è ormai consolidata. Sappiamo già da tempo che si tratta di un'auto scelta da minatori, scelta da chi con il pick up ci lavora, quindi non ci sono problemi, ma anche perché abbiamo degli ammortizzatori maggiorati all'anteriore, che sono più interessanti nello smorzamento. Interessanti in che senso? Nel senso che in strada sono più reattivi, quindi si adattano meglio, in fuoristrada ci consentono di non prendere mai botte troppo eccessive. Anzi, devo dire che tutto sommato mi sto divertendo, sì, ma sono anche questa era fantastica, sono anche molto comodo. Io spero di non far volare cose nell'abitacolo, forse il cellulare è meglio che lo metto qua sotto. Con questa salita sono sempre con le quattro ruote motrici, vi dimostro più che altro uno le doti del motore, perché comunque la coppia c'è, se lo fate girare in quel regime di cui vi parlavo prima, perciò entro i 3000 giri lui se la cava tranquillamente anche qui. Due è che la robustezza di questo pick up c'è tutta, perché io sto andando a 70 all'ora, sto prendendo le buche, non sto soffrendo neanche tanto. Mi sono fermato, manettino delle modalità, ho messo le 4 HLC, quindi modalità 4 ruote motrici, sempre alte, quindi non le ridotte, ma con il blocco del differenziale centrale. In questa modalità lui mi ha abilitato la scelta tra tre modalità off-road. Io ho selezionato gravel, quindi quella con la ghiaia, ed ecco che cambia subito, già dalla prima accelerazione, la risposta del gas, per esempio, perché la modalità off-road è, a conti fatti, un sistema elettronico che va a intervenire su gas, sulla risposta del motore, sul controllo di trazione, insomma ci cambia un po' il comportamento della vettura per adattarsi al meglio alle situazioni. Devo dire che la modalità gravel tra l'altro è anche divertente, perché ti lascia un certo margine
nel controllo di trazione, che è quel margine per far divertire un po' tutti, è quel margine che non ti tarpa le ali se tu vuoi far scorrere un pochino il pick up qui, approfittando delle, magari di una situazione spazio aperto e velocità, e approfittando della poca aderenza. Eppure quando ti serve, quando dici, decidi che il volante deve andare in quella direzione e l'acceleratore deve comportarsi in un certo modo, tutto ritorna in completa sicurezza. Perciò davvero una modalità molto ben fatta. Andiamo a vedere ora le novità estetiche di questa nuova Mitsubishi L200, novità che si caratterizzano tutte in questa zona, o quasi tutte. Abbiamo un cofano più alto di 40 mm che ci dà un'immagine molto più imponente, potete vederla, poi magari vi metterò un'immagine della vecchia generazione. Abbiamo dei gruppi ottici ridisegnati, abbiamo lo spostamento di tutta la sezione aggiuntiva dei gruppi ottici qui sul lato, inclusi i fendinebbia, e gli ADAS che sono arrivati, una prova, e la telecamera presente qui, oltre ai sensori a ultrasuoni presenti ai lati della targa. Piccoli dettagli ma sempre interessanti, qui c'è il lavafari. Se invece vi porto sulla fiancata, vedete i nuovi cerchi da 18 pollici, sono questi, sono un optional nell'allestimento base, ma in realtà a partire dall'Intense sono proposti di serie con questi Dunlop Mud & Snow. Interessante anche vedere la linea di fiancata, quindi completa. Ve la mostro così, sto cadendo su cacche di pecore ovunque, che è stata ridefinita perché abbiamo maniglie cromate, abbiamo gli specchietti cromati con le frecce integrati, e qui si è lavorato per ridurre i frusci aerodinamici. Se andiamo al posteriore, beh, vediamo anche in questo caso piccole grandi novità, presenti i sensori davanti e dietro, e questo è il cassone. Un cassone da 1,50 m e più per 1,40 m e più, i dati precisi ve li metto nell'articolo in descrizione o in sovraimpressione, con trattamento bello robusto e con la possibilità ovviamente di installare tutti gli optional che voi volete. Ottimo e bello pesante anche questo portellone, che in questo momento è completamente impolverato. I gruppi ottici qui ci danno un po' di slancio alla linea del posteriore, e entriamo all'interno dell'abitacolo, abitacolo che si presenta molto molto moderno e soprattutto confortevole da SUV. Particolare del bracciolo posteriore, e vi faccio anche vedere questa console dove voi potete andare a fare questo, cioè appoggiarci il vostro smartphone, e soprattutto sugli allestimenti più ricchi avete due USB per chi va a sedere dietro. A livello di qualità degli interni, beh, qui siamo ovviamente su un allestimento top, ma il lavoro è ottimo. Abbiamo pelle addirittura traforata per i sedili, con queste cuciture a contrasto bianco che non sono davvero male. Bene i maniglioni, in fuoristrada servono sempre, e soprattutto guardate anche il pannello della portiera posteriore con la pelle dove serve. Certo, c'è la plastica rigida, sentitela qua, ma è una plastica che possiamo definire heavy duty in questo segmento. È necessario che le plastiche siano antigraffio e soprattutto belle resistenti. Piccolo punto sulla pedana, forse un pochino più grande avrebbe giovato, questa è un po' stretta e un po' incassata, vedete che devo infilare il piede sotto la parte della scocca. Entro dentro e vi faccio vedere un po' la situazione da queste parti. Zona del volante molto molto da auto, molto molto da SUV, con tutti i comfort, con le cromature, con le plastiche satinate. Mi piace anche il fatto che qui nella console centrale abbiano messo un bello schermo dell'infotainment, sì, attirerà qualche ditata ma vabbè, selettore della temperatura e soprattutto tutti i comandi a portata di mano. Anche questa parte è molto indicativa perché ci va a descrivere un po' le novità di questa generazione, cioè la trasformazione di un pick up in un'auto tutto sommato confortevole. Guardate questo elemento per esempio, dove il ginocchio va a appoggiare è in pelle morbida. Quindi un piccolo accorgimento, mentre qui abbiamo i sedili riscaldati, addirittura due prese USB, oltre alla presa da 12 volt. I comandi sono tutti accessibili, quello del volante, i sensori di parcheggio, ma soprattutto bloccaggio del differenziale, e il pezzo forte invece lo vediamo qui con il selettore 2H, 4H, 4HLC e 4HLLC. Qui invece abbiamo il selettore delle modalità, in la nuova modalità off-road a controllo elettronico, che si aggiunge al bloccaggio del differenziale centrale e di quello posteriore di serie. Qui invece abbiamo l'Hill Descent Control. Sono fondamentalmente due, anzi in realtà tre se ce ne mettiamo uno intermedio, i motivi per cui è inutile spremere il collo a questo Mitsubishi L200. Beh, innanzitutto il motore è un 2.2 litri diesel che è stato tarato sia dal punto di vista della centralina che del cambio, e quindi qua abbiamo i due motivi, i primi due,
per consumare il meno possibile. Come fare a consumare il meno possibile? Beh, innanzitutto dal punto di vista delle emissioni abbiamo sia il DPF, quindi il filtro antiparticolato, che la presenza dell'AdBlue, tra l'altro con un bel serbatoio da 21 litri, uno dei più grandi della categoria, e soprattutto con un buon sistema di avviso, perché avvisa più o meno 4500 km prima, poi 600 km prima, insomma non rischierete di rimanere senza AdBlue. Ma vi dicevo dei motivi per cui è inutile spremere il collo a questo motore. Beh, la centralina è tarata fondamentalmente per andare a consumare il meno possibile. Come facciamo a consumare il meno possibile? Beh, andiamo a influire nelle fasi di transitorio. Cosa sono le fasi di transitorio? Sono fondamentalmente l'accelerazione e la ripresa. Questo significa che la centralina va a tagliare potenza, e lo fa anche in un modo abbastanza insistente, quando noi andiamo ad accelerare o quando noi cerchiamo di riprenderci. Il secondo motivo è appunto il cambio, che sì, è un buon automatico votato al comfort ma non alle prestazioni. Nonostante abbia delle fantastiche palette al volante, sono gigantesche, danno una soddisfazione incredibile, però la cambiata è lenta. È ovvio che si tratta di un segmento, quello dei pick-up, pensato fondamentalmente per lavorare. Mitsubishi lo sa bene, Mitsubishi vuole andare ad attaccare il re, che in Italia in questo momento si chiama Ford Ranger, e che ci propone anche una gamma un po' particolare con il Raptor che ho provato di recente, e proprio per questo lo fa con alcuni punti chiave. Innanzitutto la robustezza, capacità in off-road, vi parlerò dopo del sistema di trazione integrale, è fantastico. La versatilità, una dotazione aggiornata e moderna, un prezzo d'attacco interessante, ma soprattutto anche costi di mantenimento, e gli stessi riguardano anche i consumi, ridotti. Proprio per questo, ridotta cilindrata, ridotta la potenza, 150 cavalli, non ridotto quello che conta, ovvero la coppia, 400 newton per metro, e proprio qui la coppia viene espressa tra i 1750 e i 2250 giri, anche se in realtà, guardando il grafico della curva e soprattutto guidandolo, potete notare che fino ai 3000 ne avete a sufficienza. Certo, poi arriva un bello sbarramento, un muro che tra i 3500 e i 4000, dove poi interviene il limitatore, è abbastanza pesante. Unite tutti questi elementi, quindi il cambio che non è fatto per le prestazioni pure, ma è fatto più che altro per adattarsi anche in fuoristrada e rispondere bene e gestire bene quella coppia che ha a disposizione. Unite il motore, unite la centralina, che per risparmiare sui consumi fa questo taglio abbastanza importante, ed ecco che avete la vostra equazione. Cosa significa questo? Non potete viaggiare con l'L200? No, io ci sto viaggiando, sono in autostrada, ho fatto punte di 120, anche 140, in pianura sono riuscito anche a fare qualche sorpasso, certo non velocissimo, devo ammetterlo, in salita, però non è l'auto, non è il super pick up da prendere se volete le prestazioni pure in termini velocistici, in termini di accelerazione. Non serve neanche tirare giù una o due marce, perché avete sempre quel limite, quello sbarramento ai 4000 giri, quindi godetevela, è un'auto da prendersela comoda, soprattutto considerando anche il comfort, perché devo dire che qui in autostrada il sedile è molto migliorato, innanzitutto perché se nella vecchia generazione lamentavo l'assenza di un supporto laterale medio, quindi mancavano i fianchetti e mancava supporto lombare, con questa generazione finalmente arriva, e quindi Mitsubishi va effettivamente a pensare anche a chi fa qualche viaggio più lungo. Il comfort acustico devo dire che per la categoria è buono, mi ha sorpreso positivamente, anche a 140 all'ora avete comunque un abitacolo che per quanto riguarda i frusci aerodinamici è silenzioso. Quello che entra di più all'interno a livello di sonorità è invece il motore, un diesel che effettivamente resta un pochino invadente, soprattutto anche quando lo fate girare intorno ai 2000 giri. In questo momento sono a poco meno di 2000 giri con 120 km orari. Eccoci qui, prova terminata con questo Mitsubishi L200. Io in realtà non so ancora se le action camera hanno registrato quello che è successo qua, guardate. Vi faccio vedere dove mi ero andato a impantanare, ero finito qui con le ridotte, modalità fango e neve, mi sono bloccato esattamente in quel punto, non riuscivo ad andare né avanti né indietro, quindi sono andato ad attivare, a bloccare il differenziale posteriore, e pian piano mi sono fatto questo percorso a ritroso fino a riguadagnare trazione in quel punto lì e poi uscire da questa parte. Insomma, una prova estrema, non prevista assolutamente da Mitsubishi, sono un po' uscito fuori percorso, superata però brillantemente da questo pick-up, che supera anche un'altra prova, ovvero quella del rapporto qualità-prestazioni-prezzo. Se la trazione integrale è infatti una delle migliori e soprattutto delle più versatili nel segmento,
Anche il prezzo è interessante perché la promozione parte da 18.850 euro per il modello base, che in realtà di listino costerebbe 24.000 e qualcosa euro. I prezzi li trovate nell'articolo in descrizione nel primo commento. Ad ogni modo, anche senza la promozione, si tratta di un modello davvero interessante perché, se andate a vedere un po' la media della gamma, ci offre davvero tanto a cifre inferiori ai concorrenti, incluso anche l'avversario che cerca di detronizzare. Ce la faranno? Lo so, fatemelo sapere nei commenti e se avete domande scrivetele qua giù. Ciao ciao!